Al centro commerciale gotico, tra i segni del presente, rivivono le suggestioni del passato. Si elegge Miss Piacenza. Le candidate a Miss Piacenza in questo sito sono un optional, ma hanno fatto un pienone quanto nessun'altra iniziativa. 21 le candidate, con tanta timidezza mascherata da disinvoltura, si apprestano con bella grazia a percorrere la passerella. Timidi i primi applausi, poi crescono. Via via gli applausi si fanno più convinti. Gira e rigira. In un trionfo assoluto di irrazionalità e disordine, gran bel disordine però, ecco la Miss Piacenza. Miss Piacenza 2015, qui al centro commerciale gotico, è la numero 4, Luana Sbaldi. Eccola, eccola, bellissima, fascia e passerella. Corona per lei. Poi io mi chiamo Luana Sbalbi, sono di Ponte dell'Oglio in provincia di Piacenza e ho studiato lingue straniere nella triennale, laureata, e ora sto studiando relazioni internazionali e indirizzo relazioni con l'estero. Io sono molto appassionata di lingua tedesca e della cultura tedesca. Spero poi nel futuro anche di dedicarmi, oltre alla moda, eventualmente se avrò la possibilità, anche proprio alla carriera diplomatica, mi piacerebbe molto. Manca una notizia, laureata col massimo dei voti. Sì, laureata col massimo dei voti in triennale, adesso spero altrettanto di laurearmi col massimo anche in relazione internazionale Milano, in specialistica. Miss Piacenza, non è stata certo un'edizione scalcagnata, la Miss regge bene. Il concorso di Miss non crolla, l'Italia andrà in rovina, ma si salverà il concorso di Miss Italia.